ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati per iniziare una nuova serie che mi fa molta paura, perché non so come andrà a finire. Siamo su Amnesia. Che cazzo c'è? Ok, siamo su Amnesia The Dark Descent. Già il titolo non mi piace. Dovrebbe essere un gioco horror che non dura neanche tanto e vorrei fare la serie completa sul canale e portarvela la storia dall'inizio alla fine, quindi ci cagheremo in mano insieme. Ok, iniziamo subito un nuovo gioco. Ho già creato il personaggio Battle for Games, ovviamente ci chiamiamo come sempre, come in tutti i giochi, Battle for Games. Ora, anzi, facciamo una cosa, chiudo lo schermo, così non guardo quelle, guardo qui, qui, qui. Ok, aspetta, è iniziato il gioco. Ok, ovviamente il gioco in inglese, le voci in inglese, però va bene. Però almeno ci sono i sottotitoli. Ve li ho messi apposta. Saranno video... Perché lampeggia tutto? Saranno video che dove non parlerò tanto, perché comunque mi piacerebbe anche che voi seguiste la storia. Cioè, non posso cagarmi addosso solo io, no? Quindi, ok. Già sta cosa non mi piace. Devo concentrarmi nel gioco. Anzi, adesso mi chiudo tutte le cuffie, perché è tutto buio. Non è che adesso muoro subito, cioè no, non può farmi morire all'inizio il gioco, eh. Ok. Siamo morti. Forse no. Ok. Siamo vivi. Che devo fa? Vieni di qua. Suggerimento, un promemoria è stato aggiunto al diario tasto J. Ok, questo è il diario. Processo veloce, tua promemoria premi il tasto M. Assicurati di controllare queste cose prima di non riuscire ad andare avanti. Prima di non riuscire ad andare avanti. Ah, quindi ti aiuta già, vedi? M. Ok. Segui la traccia liquida e trova nella sorgente. Easy. Però... Che traccia liquida? Ah, questa forse. Questa forse. Chi lo sa, di qua c'è qualcosa? Non sembra, quindi noi seguiamo questa traccia liquida. Va bene, io la seguo. Dove devo andare? Pensa... Ok, di qua. Di là c'è qualcosa? No. Ok, andiamo di qua. Io pensavo di fare tanti video della durata più o meno di... Bah, la butto lì, no. 9-10 minuti. No, raga, no. Mi sto già cagando in mano perché c'è la porta che si apre. Cos'è la mano? Forse posso chiuderla. Ti premo il tasto left mouse e sposta il mouse per spostare la porta. Allora faccio col destro. Ah no, ok, così la apro e così la chiudo. Ok, easy, abbastanza easy. Bene, di qua l'andiamo di qua, quindi in teoria dovremmo andare dentro questa porta. Ah, ok, ci siamo. Vediamo se questo armadio si apre prima di... Le! Ok. Ma se è una scopa. Le scatole contenenti scacciarino sono utilizzate per accendere candele, ok. La quantità attuale contenente le scacciarino è mostrata nell'inventario. Tasto tab. Ah, ok, questo è l'inventario. Perfetto. Stiamo iniziando a capire un po' come funge. E la scopa di che cacchio me ne faccio? Ah, la posso prendere? E che cazzo me ne faccio? Devo spazzare per terra? Chiudo l'armadio con la scopa, dai, va bene, guarda. Là! Oh, no, ce la stavo facendo. Là! Ok, la lanciamo via. Andiamo su di qua, vediamo che c'è. Tanto lo so che almeno una volta episodio morirò. Stavo dicendo a proposito di episodi che pensavo di caricare tanti video dalla durata... Mi fermo così finisco la frase. Tanti video dalla durata di tipo 9-10 minuti, in modo da non stancare troppo. E cercherò di caricarvele almeno due la settimana. E come vedete lì. Con calma. Ste musichette di merda. Ok, siamo ancora vivi? Sì. Qui ci sono le macchie. Dovrò andare ancora avanti. Ok, sì. Come vedete le sto registrando gli episodi al buio, perché così mi immedesimo un po' nella situazione. No, perché nei giochi horror vanno giocati per forza al buio. E li registro quindi di sera, quindi ve le cercherò di portarvene almeno due alla settimana. Lì ci sono porte che si aprono a random proprio, perché c'è, ovviamente se nei giochi horror se non ci sono porte che si aprono, uno non si diverte.
Da che parte devo andare però? Ah, di là, ok. In quella porta non ci vado perché mi sta sulle palle. Io seguo questa cosa, chiazze di colore che non si sa bene cosa siano. Arriverò prima o poi da qualche parte. Si apre. Vecchi archivi. Ce l'abbiamo fatta! Incredibile. Ok, queste frasi molto strane. Ok. Siamo entrati nella porta. Cos'è sta roba? Premi right da. Ah, right mouse per lanciarlo. Là! Ok, non mi interessa, quello non me ne frega. Oh cazzo, no, ma perché non. Non mi piacciono queste cose, ma. Perché ci sono le porte che si aprono a random? Non c'è nessuno dentro. Io. Quando ti trovi al buio, la tua sanità mentale diminuisce lentamente, accendi le luci nell'ambiente utilizzando le scatole contenenti l'esca. Ok. Però qua non siamo al buio, mi sembra a me. Ok, usiamo quelle per accendere in caso di necessità, però per ora ci vedo ancora, quindi va bene così. Io nei giochi horror, ragazzi, quando succede qualcosa, io proprio faccio dei salti che volo fuori dalla finestra, praticamente. Quindi vedrete, vi divertirete quando succederà qualcosa. No, però io devo andare di qua. Devo seguire le chiazze. Dove vanno a finire le chiazze? Di qua? Di qua? Di qua? No, 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 qua è già troppo buio. Come si fa? Come si fa? Ok, ah, qua, ok. Là. Oh, un po' di luce. Forse poteva accenderla un po' più avanti, perché qua, vedi, è già buissimo. Ok, qua c'è una porta. Ok, ci siamo. Primo episodio, ovviamente, ragazzi, sarà molto. C'è un. Perché c'è il terremoto? Va bene. Bello. Ah, me ne faccio di molto, no? Del fuoco. Il primo episodio sarà un po' lento perché ovviamente dovremo iniziare a capire un po' come. Cazzo, è un tappeto. Va bene. Dovremo iniziare a capire un po' come funziona il gioco. Ovviamente ci inizieremo a divertire da. Dal secondo in poi. Raccolto olio. Annotazioni di Daniel al suo io. Va bene. 19 agosto 1839. Vorrei chiederti quanto ricordi. No, no, perché che cazzo non mi fai finire di leggere? Non tenere dare, posso dire perché per questo io ho scelto di dimenticare. Cerca di trovare il conforto e la forza in questa cosa. C'è uno scopo, tu sei il mio unico ultimo tentativo per rimettere le cose a posto. Ce l'ho fatta, devo già leggere veloce perché sennò te le perdi. Se Dio vuole il nome di Alexandre di Brandenburg, evoca ancora un'ira amara in te. Se non è così, sembrerà orribile. Vai nel rifugio sacro, trova Alexander e uccidilo. Il suo corpo è vecchio e debole, mentre il tuo è giovane e forte. Non potrà paragonarsi a te. Attenzione. Ecco cosa dobbiamo fare. Uccidere Alexander di Brandenburg. Un'ultima cosa. Un'ombra ti sta seguendo. Ecco, figuriamoci. È un incubo vivente che distrugge la realtà. Ho tentato di tutto e non c'è modo di contrastarlo. Scappa finché puoi. Figuriamoci, no, ragazzi. Poteva anche non dirmelo. Ok. Salvaci tutti e due, Daniel. Scendi nell'oscurità in cui Alexander aspetta e uccidilo. Il tuo io precedente. Ah, quindi sta tipo. Mi sta dicendo le cose. Me stesso, però, che ha vissuto nel passato. Attenzione. La lanterna fa scolare l'olio quando è accesa. Per aggiungere olio alla lanterna, fai doppio clic sull'oggetto olio nell'inventario testo. Tasto tab. Che è questa? Ok. Ok, direi che il primo episodio si possa concludere qua, ragazzi. Poi nel prossimo. Cacchio è. Ops. No, niente, il primo episodio lo concludiamo qua. Ci vediamo molto presto con il secondo episodio. Qui già abbiamo un po' visto com'è un po' il gioco, che ogni tanto ci sono cose che possono farti cagare in mano, ma sicuramente più avanti ci saranno delle robe allucinanti. Cioè, tipo, io ho giocato ad Outlast, sono arrivato a metà, ho smesso di giocarci perché stavo morendo. Quindi figuratevi, no? Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un bel like, un commento, scrivetemi cosa ne pensate di questa serie, se vi piace, se volete che la continuiamo e iscrivetevi al canale per supportarci al 100% e continuare a vedere i nostri video, ci vediamo al prossimo video, ciao belli!